Fratelli d'Italia è da sempre impegnata per la lotta alla droga e alle dipendenze patologiche. In occasione del 26 giugno, giornata mondiale di lotta alla droga, siamo qui davanti al ministro Dadone, delegata alle politiche antidroga, per denunciare il vuoto della sua delega e proporre le nostre iniziative per una seria e imponente campagna di lotta alla droga e alle dipendenze patologiche. Non smetteremo mai di denunciare la grave situazione in cui si trova l'Italia, in Europa tra i primi posti per l'utilizzo di sostanze stupefacenti come cannabis, eroina e cocaina. In Italia si abbassa sempre di più l'età di prima assunzione, che arriva a 12 anni, e rispetto a tutto questo la delegata ancora sta pensando, la ministra Dadone, che cosa fare e che cosa proporre agli italiani per salvarli da quella che è una vera schiavitù, le dipendenze dalle sostanze stupefacenti e da ogni forma di dipendenza. Noi proponiamo fortemente le nostre iniziative insieme a Gioventù Nazionale, insieme a Gioventù Nazionale Roma, per far sì che si smetta questa situazione drammatica di allarme sociale e sanitario e perché finalmente in Italia ci si liberi dalla droga, dalle sostanze stupefacenti e dalle dipendenze patologiche. Non smetteremo di fare critiche, ma di unirle con delle proposte, perché per noi l'unica cultura che conosciamo è quella di una vita libera dalla droga e mai schiavi. Dall'Italia e Gioventù Nazionale oggi a manifestare per sottolineare che questo governo sulle politiche antidroga non sta facendo niente, la ministra Dadone indica come soluzione la legalizzazione delle sostanze stupefacenti, non tenendo conto invece dei dati allarmanti che ci confortano nella nostra battaglia contro ogni dipendenza. Servono soldi a sostegno delle comunità terapeutiche, del recupero di tossicodipendenti vicine alle famiglie e ai ragazzi tossicodipendenti, ma soprattutto per liberare la nostra nazione dalla droga. Con i ragazzi di Gioventù Nazionale e con il Dipartimento Politica Antidroga di Fratelli d'Italia siamo qui sotto il Ministero dei Giovani, il Ministero della Dadone, che è stata incaricata dal governo Draghi della delega alle politiche antidroga. Ancora una volta siamo qui ad accendere i riflettori su un tema come quello delle droghe e delle dipendenze patologiche, che purtroppo sono in aumento in Italia, sono una vera piaga che bisogna risolvere. Pensate che in Italia c'è un morto al giorno di overdose, le percentuali di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti sono in aumento. Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia sono qui per denunciare tutto questo e per avere un radicale cambio di passo. Per tanti anni non è stato rifinanziato il fondo delle politiche antidroga, oggi abbiamo una delegata alle politiche antidroga che negli anni scorsi si è contraddistinta per aver firmato delle leggi che erano, diciamo, nella direzione della legalizzazione delle droghe leggere. Noi crediamo che si debba andare assolutamente in un'altra direzione. Se la sinistra vuole raccontare alle giovani generazioni che in futuro non avranno un lavoro, non potranno comprarsi una casa, non potranno costruirsi una famiglia in questa terra, ma tutto sommato potranno farsi due spinelli, noi rispondiamo che la droga fa schifo e che vogliamo essere protagonisti del nostro futuro.